pomeriggio tutti quanti, tanto scusate per l'assenza, ma sono stato poco bene. Allora, chi ha seguito le vicende arretrate, siamo arrivati alla nuova città. La nuova città, da quello che abbiamo potuto capire, Capo Balestra mi sa che ha Pokémon di tipo ghiaccio. E allora ho preferito mettere due di fuoco e uno volante e uno spettro, in modo tale che potessimo svignarcela il più presto possibile per batterlo. Per quanto riguarda invece la situazione, beh, attualmente i più alti sono 64, 60, 62. Abbiamo trovato un sesto elemento che è Gabit, che prima Gibbos è voluto l'altra volta, chi ha visto nel video precedente, chi non l'ha visto vada a guardare. E adesso l'intenzione di fare evolvere proprio Lampert in Chandelier, dovrebbe essere così il nome se non ricordo bene, con la pietra, però prima lo faccio raggiungere il livello elevato in modo tale che è a posto. Detto questo, andiamo e continuiamo. Vediamo com'è un attimo la borsa. Si aspetta allora. Per categoria, perfetto. Allenando tutti praticamente, in modo tale che per la Lega ho i Pokémon giusti disponibili, perché adesso devo un attimo valutare un po' di cose e quando sarà il momento giusto l'ultimo box, calcolate che lo userò esclusivamente con dei Pokémon che mi serviranno per la Lega oppure per farmi le squadre. I box dal 5 al 6 diventano box per squadre alternative e dall'1 al 3 diventano squadre delle cattura Pokémon che non utilizzo praticamente mai, e 4 per le uova qua a fianco un Pokémon in modo tale che mi ricordo che Pokémon era. Comunque, nuova. Cosa desideri? Per l'Italia grande, vediamo che ne ho 32, 194, e tanto va bene così. Curabor, Redabor, Minabor, Scurobor, Scurobor, Selvor, ma lo dico ora. Se ho letto qualche articolo e ho visto bene, queste servono più avanti. Ok, andiamo. Eccoci qua. Allora, alcuni attaccano e cercano di vincere in fretta, altri invece puniscono a stancare l'avversario. Questo è il valore che uno può uscire lo stile invece. Anche se noi di versione di Pokémon già se ce ne parliamo. Ok, vediamo che c'è qua. Ecco l'elenco dei Pokémon. Si vede Musse Celsi di Vampaga, Pokémon di tipo fuoco, Lazziche, Typhlosion, Charizard, Infernape, Embol, Tefox, Liquiti, Pokémon d'acqua, Blastoise, Fraligheto, Swampert, Tempoglio, Salute, Divisa, i tranquilli Pokémon d'erba, Venusaur, Megami, Shepti, Torterra, Serperio e Chexnut. Ma diceva la potenza di volte finché va bene, che con questo dolore posso insegnare una mossa eccessa. Quale poca vuoi che insegni? Ok. Ma chi la vuoi che insegni? Che mosse vediamo? La stessa voleva provare idrocannone. Vuoi trovare un mosso? Vuoi campare idrocannone? Certo.
cannone non è per niente male, però poca precisione. Ed è speciale, la stessa guarda. Cascata idrovampata. Facciamo una cosa. Forse è meglio che non impari Green Ninja. Ok. Idropompa. Sì, perché speciale è alto. Anche lui però ha il problema d'attacco speciale, quindi vabbè. Estrasenso. Lo tengo, soffro, lo tengo. Idropompa. Se persegue un potente getto d'acqua, chi la usa salta il turno successivo. Evitiamo allora. Abbiamo capito. Però forse se il Greninja idropompa arriva a sto desio per l'idrocannone. Vediamo. Tanto va bene così. Quindi vediamo un attimino che qua è la volta quando questa città. La generazione della famiglia insegna mosse ai poco misteriosi. Puoi segnare una mossa meloetta e caldero. Non è meloetta, ma come c'è la lettera? Elisa è mio amico, ha sempre due delle persone che potranno. Questo si è scontato la stupidità della gente e della potenza. Si è convinto che il mondo è senza speranza e questo lo fa stare male. Che tristezza, che tristezza mia. Ehi, tieni questo. Prova per credere. Attenzione, metti 8, gran fisico. Che forza, aumenta l'attacco, aumenta la difesa, aumenta l'allegria. Non la userò mai. Sai che l'abilità gran sospesso riduce gli effetti nostri di un fuoco e ghiaccio? Cos'è da mandare un effetto a me stesso? Vuoi che la luce del sole intense poche non si congela, no? Questo posto mi vuole notte la fredda, non fanno poco visitare un tempo. Ti va a ascoltare il primo brano che ho composto per essere vada laggiù? Sì. Oh, grazie, uno da te. Familiare, non ricordo, l'ho sentito, però mi è familiare.
Grazie alla caffetta che esce dalla palestra, quindi non abbiamo bisogno di aria condizionata. Bacheca tutto chiaro, vive un fuoco che nasconde molto potenza di dopo. Prova a sperimentare con pietre e velocità di lunghi diversi. Vai a mettere la giornata cieca. Ai 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 ai, andiamo là. A volte vedo Eda di Isola sul bosco passo perso, chissà cosa fa laggiù. Salve, te lo copione, mi dispiace che questo istante non è qui. Ho detto che sei andato al bosco passo perso, se ti va puoi andare a cercarlo. Ok, abbigliamento. Chissà quante cose avete visto tu e dei vostri nei vostri amici. Basta guardare per capire cosa sono visto da un'esperienza. Esperienza. Andiamo qua. Hai un Pokémon che conosce ribalta a tappeto? No. Non ho bisogno di andare chissà dove per divertirmi, basta che giro mi proprio la vita mi sorride. Oh. Ok. Thank you.
passare la via, quindi dico sì, di qua saliamo un po'. Bosco passo perso. Nome più originale no, eh? Questa pietra è un po' particolare. Quasi quasi faccio un esperimento, la prenderai lì. Vento in coda, che mossa è questa? Che la luce scatena un turno e aumenta la luce di poco nella squadra per 4 turni. Non me ne faccio niente. No. Sì. Ok. Amogus, Pogmo fungo erba veleno, attiva le sue prede con danze, durante le quali fa roteare i dischi simili a Pokémon che porta sugli altri. PC7. Fammi andare indietro, quella pietra lì non mi convince. Vediamo se come penso io. Prendiamo un Eevee qualunque. Vediamo un po'. La mia semplice curiosità questa, eh. Dei tre li vuole prendere 20, 19, 20. Questo tanto facciamo, tanto ti metto nella panca, tanto ti vengo a prendere subito, voglio vedere una cosa. Vediamo un po'. Solo per provare a vedere un attimo. Thank you.
È coperta di muschio, è morbida al tatto. No, altro che mi può essere utile. Bene. Pokémon raggiro psico si racconta che nelle notti stellate per giocare con i bambini addormentati si diverte a muoverli come guazzi. Bene. E niente, mi racco.
vediamo adesso se è vero quello che penso io. Il 21, perfetto, è salito io, vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. E mi servirò come loro. Eccolo qua. Il viso è venuto in grafo. Perfetto. Centro medico. Riposiamolo. Ora delle pozioni di IVA ne mancano solo due, che uno è Umbreon e uno è Silvio, ciao, è Espeon. Bene, allora intanto ti metto qua, poi al momento giusto poi sistemiamo un po' le cose, sistemiamo. Avete ragione, mi ero dimenticato di una roba. Dovrebbe essere questo, vediamo. Non è questo. Forse costiera, vediamo. Eccolo qua, costiera. Lefon, Pokémon rigoroso tipo d'erba. Usa la fotosintesi, proprio come una pianta, pertanto è sempre circondato d'aria pulita. Ce ne mancano solo... sì, tre ne mancherebbero. Vapore, però è l'ultimo dei pensieri, perché Vapore appena trova pietra idrica, va tranquillo. Ma questi due qui mancano. Ecco qua. Voglio diventare
gemelli più forti del mondo. Volevo diventare il gemello più forte del mondo. Bene. Questa sera è Luca e Iole. Un capo slapposto e aromatissimo. Due folletti. Brutto. Contro di nuovo cascata. Uno. Gabita livello 40. Eccolo qua, fossa. Abbiamo perso, ma continuiamo a lottare per il nostro sogno. Ove? Un'altra volta, su. E si è scottato pure.
dai, ci sono miglioramenti, ci sono miglioramenti. Bacche. Ok. Bacheca tutto chiaro, per controllare le mosse e poi anche dai PC, come se non lo sapessi. Ok, per andare di qua invece. Vediamo come potrei andare di là. Porca miseria. Abbiamo capito, aspetta. Non me l'aspettavo, minimamente. Zona ghiaccio, quelli di erba quando me li porto, giusto che sia. Facciamo una cosa del genere, no? Vediamo se qualcuno intanto parla la tecnica d'aiuto. Sì, quelli che non devono imparare da poco. E allora facciamo una cosa del genere. Prima di fuga, andiamo. Niente, non posso andare via. Però forse quel volo. Niente, il tipo è destinato a venire con me che qua. Allora, è speciale, non è tanto speciale, quindi ok, il tipo è mio. Anzi, il paio frame ce lo portiamo, se sa mai. Anzi, stai qui. Ok, qua dove lo prendo, perfetto. Andiamo adesso qua su. Ci siamo qua.
Bacca citrus. Eh no, beh, GB Buff lo catturano, scusate. GB Buff lo devo catturare. Proprio GB Buff lo devo catturare. Bene. Lacerazione. Pokémon pallone normale furletto. Se si gonfia usa il suo caldo e diventa più resistente e causa una forte sonnolenza a chi lo ascolta. Thank you.
possa. Thank you.
Spain. Perché torno sempre qua? Thank you.
si può tenerci, posso uscire poco, ma non è poco, è buono. Ok. Questo, allora aspetta, vediamo di fare le ossa. Palla perfetta, questa mi serviva come loro. Questo è un villaggio segreto, è la valle dei poveri. Qui vengono rifugiati pochi perché sono scappati da allenatori senza cuore o da furfanti che li hanno portati male. Alcuni pochi invece sono qui per sfuggire alla solitudine con cui la loro forza esuberante gli aveva regalato. Oh, vedo che la squadra di Pokémon si trova bene con te, sembra conservare dei veri ricordi del vostro tempo insieme. E voi venite fuori, con lui potete stare qui. Ma io vengo a trovare per assicurarmi che stiamo bene. Ah, scusa, che sbaglio, non mi sono proprio sentito. Mi chiamo Eder, sono il capo palestra di Frank Foley e devi essere un fusilante, giusto? Sì. Bene, scusami per averti rallentato, allora ti aspetto in palestra. Più venire però rimani un po' a fare senza questo lavoro. Ok. Piuma bella. Oh, questo poco ha cosa in bocca. La caro smell. C'è uno Snorlax dietro.
Hrvatske domne civilu, a on arija me rata. Velu. Serve come loro.
se hai fretta o meno, però tu vai in panchina perché non ne puoi più, quindi moltiplicare le uova. Capito, esausto. Tu mi sei anche prospetto o altro? Solo che sono più, sono se ne servivano due a noi. Per me è come da qui 25. Questo è un problema. Un po' rischioso, vediamolo. Aspirare che ha sulla pancia, vai da zona a zona, è molto più bravo nel nuotare che nella rossa. Me ne servono due lui, perché poi devo fare politoied, quindi...
attualmente.
proviamo. Se non fosse di tipo d'acqua, non è così, non è vivo. Non lo segna, ecco, vedi, sente poco. Dove andate? L'ombra è poco nervosa, acqua e erba. È un po' dispettosa, se vede un pescatore gli tira una lenza solo per dargli fastidio. Chissà se un mio amico che è pescatore lo vede, cosa gli fa. Mi viene in mente un mio amico che è pescatore. Questa è la grotta ignota, qui vivono dei Pokémon terribilmente forti, sono gli allenatori nominati campioni della Lega, possono metterci piede. Ragazzi, io vi saluto qui, vi lascerò questa misteriosa grotta, e chi ha giocato sa benissimo chi c'è dentro, per chi non ha giocato dobbiamo aspettare di finire la Lega Pokémon. Purtroppo io sono di quelli che non so cosa c'è dentro. In teoria quando è così bisogna trovare un Pokémon interessante, ci sarebbe anche quante cose, però vediamo un po' chi sarà. Quindi, vi saluto tutti e alla prossima. Ciao a tutti!